Che cosa sta preparando papà? L'ennesimo casino in garage. Capito? Cari amici, bentornati. Di spazio in garage ne ho poco. Ed è per questo che negli ultimi mesi su questo canale YouTube avete sicuramente visto tutte le strategie che ho attuato per sfruttare tutti gli spazi che ho a disposizione. Questo non vuol dire che se si ha dello spazio bisogna occuparlo tutto. Adesso vi spiego perché. La parete principale la conoscete bene e poi man mano si sta sviluppando questo lato, quindi il secondo lato del garage, con la tendenza a girare verso il lato B, quel lato che non vi faccio vedere mai, dove sta tutta la rinfusa, e mi trovo in una situazione limite. Vi spiego brevemente qual è. Praticamente mi ritrovo con uno scaffale, prima erano tre, man mano li ho tolti perché sono riuscito effettivamente a ottimizzare gli spazi, quindi a togliere ingombro e a sfruttarlo in altezza da questo lato. Però mi sono accorto di una cosa, e questa è la situazione limite. Quando effettuo delle lavorazioni, soprattutto se ho dei materiali ingombranti da maneggiare, diciamo, soffro della mancanza di un lato libero perché è necessario a volte poggiare dei pezzi ingombranti anche temporaneamente, quindi poggiarli, lavorare da questo lato, poi riprenderli e poterli montare, incollare, tagliare, eccetera. Ecco che questa, situazione limite, appunto, mi ha portato a riflettere e a cercare uno spazio, tra virgolette, di parete libera o comunque una porzione di parete libera che mi permetta appunto di lavorare più serenamente, muovendomi in maniera più tranquilla in garage. Lo taglio in due e monto le due parti in orizzontale, mettendomi a confine con quella trave che si intravede, in modo che già il suo spessore costituisce il primo ripiano, a scendere senza superare questa quota, quindi una quota che comunque si aggira intorno alla mia altezza spalla. Così sotto questo scaffale sospeso avrò la parete libera. Vediamo che modifiche bisogna fare, perché sono sicuro che lo scaffale, non poggiando per terra, avrà sicuramente una sua cedevolezza. Vediamo che modifiche bisogna fare. Ci sarà possibilità di testare la validità di questo kit trapano avvitatore più avvitatore abbattente trattato su Amazon, per il quale vi lascio un link in descrizione più un codice sconto nel caso in cui voleste acquistarlo, marchiato Popomen, che ci ricorda un po' il fratello maggiore che ho trattato già da diversi mesi, ovvero il Tecpo, che è leggermente più grosso perché il Popomen non ha la percussione. Questo non vuol dire che è un prodotto meno valido, è un prodotto indicato anche per lavori di falegnameria, forature di metalli o anche materiali resinosi o comunque lavorazioni dove non è richiesto l'uso della percussione o comunque la foratura su calcestruzzo. Anche Popomen conferma l'alimentazione a batteria 18 V e condivide lo stesso formato che già monta Tecpo. Penso proprio che questa quota potrebbe bastare, vedete? Quindi mi svilupperò da qui in poi. Più o meno la collocazione sarebbe questa: metterò un altro ripiano di questi che avanza dall'altro lato, lo metto qua in basso e avrò un primo modulo a 3 ripiani e un secondo modulo a 2 ripiani, così per, diciamo, differenziare anche i volumi. Sicuramente mi dovrò aspettare che la struttura inizia a fare questo movimento, quindi, come dicevo poc'anzi, dovrò trovare una soluzione per stabilizzare anche quando aumenta il peso. Quindi credo che metterò una diagonale lungo
questi lati. All'interno del mio cassettone sotto il banco avevo queste sbarre di ferro zincato, credo siano delle 4 mm per 20, quindi le utilizzerò come diagonali per stabilizzare la struttura. Sarà una mia scelta non utilizzare il trapano a colonna, proprio per mettere alla prova il trapano che mi è stato inviato insieme a tutto il kit da Popoman. Ho forato direttamente con una 5 mm, ovviamente la punta anche fa la sua parte, su uno spessore di 4 mm. Mi provo l'avvitatore a battente, perché metto l'inserto per il dado da 8 e vado a stringere questi bulloni. È chiaro che qualche piano ho possibilità di giocarmelo, di riposizionarlo. Meglio solo che mal accompagnato. Non sempre è indicato usare la percussione, soprattutto se c'è l'intonaco che fa schifo. Questo non significa che sotto non c'è un buon forato, e un buon forato si può forare bene senza percussione e con una buona punta, e ovviamente con un trapano che ha la potenza sufficiente. Se abbiamo quindi intenzione di forare il calcestruzzo senza percussione, direi di lavorare con diametri progressivi, quindi iniziare con una punta magari del 6 in questo caso, per arrivare fino alla 10, che è il diametro richiesto dai tasselli che tra non molto inserirò. In questo modo, con la punta piccola, riusciamo un po' a calibrare quello che non riusciamo a fare con una buona percussione. E vedete che il compressore sta lì da 6 mesi con questo tipo da 14.
Mi sono scordato di smussare la parte tagliente. Ma la cosa bella, sapete qual è? Adesso vi faccio vedere. Che i calcoli sono stati fatti al centimetro. Che gran culo. Sicuramente ci sarà occasione per fare altra selezione, quindi vedere un po' il materiale che ha priorità per stare lassù e il materiale che va verso il cassonetto, anzi verso la differenziata. Quindi io mi posso ritenere soddisfatto per quello che mi ero prefissato di fare, ovvero sviluppare l'ingombro degli scaffali partendo questa volta dal tetto fino ad arrivare a una certa quota, al di sotto della quale posso sfruttare lo spazio a parete che mi serve durante i lavori, appunto, dove sono richieste movimentazioni di pannelli o parti ingombranti che devono essere poggiate temporaneamente o per periodi un pochettino più lunghi. Spero quindi che il video sia stato di vostro gradimento e questo tipo di idee, come le altre che fanno parte della playlist dove va a finire questo video, siano occasione di spunto per organizzare i vostri spazi e darmi anche dei suggerimenti o le vostre opinioni, sfruttando lo spazio che c'è sotto il video dedicato ai commenti. Un like è ben gradito, la condivisione pure, e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale attivando magari la campanellina che ti permetterà di ricevere le notifiche ogni volta che pubblicherò altri contenuti di questo tipo. Da Sepitorisi è tutto, grazie e alla prossima.